Un'attività, quella dello spaccio di sostanze stupefacenti, sempre più fiorente tra Rosarno e San Ferdinando, anche nella sua famigerata Tendopoli, diventata centrale operativa, secondo l'indagine dei carabinieri di Gioia Tauro, dei 7 arrestati per cessione e trasporto di droga, tutti di origine centrafricana, Mali, Guinea, Nigeria e Gambia, e capaci di spingere sul mercato anche 50 kg di marijuana. Una ricca attività di detenzione e smercio di stupefacenti, non limitata soltanto alla piana. In alcuni casi, infatti, le indagini svolte hanno accertato come la droga fosse destinata ad acquirenti in altre zone d'Italia, tra queste la Toscana. Nel corso dell'indagine, durante servizi di riscontro investigativo, sono state arrestate in flagranza di reato altre 6 persone e 2 sono state denunciate in stato di libertà. Rinvenuti, durante l'operazione, anche importanti quantitativi di cocaina, oltre 82 piante di marijuana. Non è la prima operazione che lega a doppio filo spaccio e Tendopoli, già quella denominata Marrakesh, condotta tra la fine del 2019 e il giugno 2021, aveva portato ad 8 ordinanze di misure cautelari.